Ben ritrovati gentili telespettatori per una nuova edizione del telegiornale di Padova e Rovigo, telegiornale che apriamo con un servizio che arriva da Monselice e si parla di un incidente urtato dall'auto, muore 3 giorni dopo. Vediamo il servizio. Vittima di un incidente stradale, viene dimesso dall'ospedale dopo 24 ore, ma a distanza di soli 2 giorni è colpito da un dolore toracico che ne provoca il decesso quasi istantaneo. Restano avvolte nel mistero le cause della morte di Giacomo Fabian, 78enne, pensionato di Terrassa Padovana. Per la procura lo shock cardiogeno che ne ha provocato la morte. Poco dopo il ricovero d'urgenza all'ospedale di Schiavonia è da ricondurre ai postumi dell'incidente stradale. Il pubblico ministero Francesco Tonon, che ha coordinato le indagini dei carabinieri di Castelrugo, ha infatti chiesto il processo per omicidio colposo nei confronti di Davide Scagnoli, 22enne di Bovolenta, al volante della Opel Corsa, che avrebbe provocato il sinistro. Il fatto risale al 6 dicembre di 2 anni fa. Il conducente dell'utilitaria si sarebbe immesso su via Risorgimento a Bovolenta da un accesso carraio senza concedere la precedenza alla bicicletta dell'anziano, colpendola con la parte anteriore destra del veicolo. Giacomo Fabiano è volato sull'asfalto riportando un trauma cranico-facciale. Ricoverato all'ospedale di Piove di Sacco, è stato trattenuto in osservazione fino all'indomani. Le sue condizioni non hanno destato preoccupazione dei medici. Non sono stati registrati sintomi di commozione cerebrale. L'anziano è stato poi dimesso con una prognosi di 20 giorni per un trauma al naso, con frattura delle ossa nasali e un addensamento polmonare destro. Il 9 dicembre i familiari di Fabian hanno però allertato il SUEM per un improvviso dolore toracico. L'anziano è stato trasferito d'urgenza a Schiavonia, ma è andato in arresto cardiaco già durante il tragitto verso l'ospedale. Inutile il prodigarsi dei medici, il suo cuore ha cessato di battere poco dopo. Difesa e parte civile, rappresentata rispettivamente dagli avvocati Eleonora Danieletto e Pier Ilario Troccolo, si sono date battaglia in udienza preliminare sulla sussistenza del nesso di casualità tra l'incidente e la morte dell'anziano. Obiettivo primario: proteggere i fiumi dai predoni con un controllo che ha portato al sequestro di oltre mezzo chilometro di reti vietate nell'Atigetto. Questo sembra essere il messaggio lanciato con la prima operazione della neonata Unità per la tutela forestale, ambientale ed agroalimentare del Polesine, ovvero l'ex Corpo Forestale, che dal 1° gennaio è stato assorbito dall'Arma dei Carabinieri. Intorno alle 3, nell'oscurità, i carabinieri hanno notato un furgone Fiat Scudo sospetto lungo l'argine del naviglio Adigetto. Avvicinandosi hanno poi notato un cordone galleggiante blu che si snodava lungo il corso dell'acqua. Si trattava di un tramaglio della lunghezza di circa 700 metri, utilizzato in modo illegale visto che in quel tratto la pesca è vietata. E adesso andiamo a Rovigo. Ieri amici e parenti erano pronti a festeggiare la sua laurea, invece ne hanno pianto l'improvvisa e dolorosa scomparsa. Alberto Duò, 22enne di Badia Polesine, studente di ingegneria all'Università di Ferrara, infatti lunedì sera ha compiuto un gesto estremo e tragico, lanciandosi cadere davanti ad un treno in transito alla stazione di Rovigo e morendo sul colpo. Il giorno dopo, secondo quanto aveva detto a tutti, avrebbe dovuto discutere la tesi. Così non è stato e forse non sarebbe stato. In preda al turbamento ha vagato lungo il marciapiede del nuovo binario, scusate, fino al momento della tragedia. Mancavano circa 5 minuti alle 21. L'altoparlante aveva appena annunciato il passaggio di un treno in transito, il Frecciarossa 9446, che parte da Napoli Centrale alle 16:30 e arriva a Venezia Santa Lucia alle 21:35. A Rovigo quel treno non si ferma, ma l'altra sera, in un grande stridore di freni, è stato costretto a farlo per il più tragico dei motivi: l'investimento del ragazzo. E torniamo adesso a Padova. Un terzo del budget accantonato per il nuovo ospedale di Padova servirà a ristrutturare il vecchio. Nell'attesa dell'opera pubblica che sorgerà a Padova Est, i 50 milioni messi a bilancio nel 2016, facenti parte di un pacchetto regionale complessivo di 150 milioni relativo a diverse annualità, hanno cambiato strada. Sono stati impegnati e destinati a garantire l'efficientamento e la sicurezza delle strutture esistenti. Il rischio era quello di perderli, e quanto emerso nel convegno svoltosi l'altra sera all'Hotel Crown Plaza dal titolo Riforma Socio-sanitaria del Veneto, novità e riflessioni, organizzato dal gruppo regionale di Forza Italia. Al tavolo i consiglieri Massimiliano Barison, promotore del meeting, quindi Massimo Giorgetti ed Elena Donazzan, assieme al manager chiamati a tradurre in atti concreti le linee guida regionali.
il direttore generale dell'area Veneta Sanità e Sociale, Domenico Mantoan, il dirigente dell'azienda ospedaliera padovana Luciano Flor e il dirigente dell'ASL 6 Euganea Domenico Sciabetta. Il preside della scuola di medicina dell'Università di Padova, Mario Prebani, il presidente dell'Ordine dei Medici Chirurgici e dei Odontoiatri di Padova, Paolo Simioni. Adesso andiamo con la prossima notizia ad Adria. L'ospedale cittadino continua a perdere pezzi. La rivoluzione della sanità con l'accorpamento per incorporazione dell'ASL 19, dell'ASL 18 con la nascita dell'ASL 5 Polesana rischia di lasciare pesanti conseguenze nel tessuto economico adriese già minato da una crisi senza fine. Dal 1 aprile, secondo notizie che circolano in modo insistente negli ambienti rodigini, chiuderà la cucina del Santa Maria Regina degli Angeli con una inevitabile contrazione del personale impiegato. I sindacati si sono già mossi su questo fronte e hanno già chiesto un incontro urgente al direttore generale Antonio Compostella e al direttore amministrativo Gianluigi Barausse. La cucina, secondo l'ASL, non sarebbe più agibile dal 1 gennaio scorso. Adesso andiamo ancora a Rovigo con un'altra notizia che riguarda un'importante iniziativa sportiva. Arriva infatti il grande basket a Rovigo, un'amichevole straordinaria con i vice campioni d'Italia della Crisinbon Reggio Emilia a fronteggiare la De Longhi Treviso, vogliosa di rientrare in Serie A. L'appuntamento è per mercoledì 22 febbraio alle 19 a Palazzetto di Rovigo. È organizzato in collaborazione con la SD Lendinara e il Rodiginium Basket. I biglietti Euro 20 e 10 interi, 5 per gli under 18, saranno in vendita online su www.vivaticket.it e in tutte le ricevitorie Viva Ticket. Due delle ricevitorie rodigine, l'EDG Maxi in via San Rocco 89 a Badia, Casa Fortuna in viale Portapoa, centro commerciale, la fattoria a Rovigo. E adesso andiamo a vedere quelle che sono le previsioni del tempo con il meteo. Previsioni per giovedì 16 febbraio 2017. Anticiclone di San Valentino ancora dominante, qualche foschia al nord, qualche nube sulla Sardegna e l'estremo sud, per il resto sole prevalente ovunque. Ecco il dettaglio elaborato da ilmeteo.it. Al nord nebbie o foschie sulla pianura padana in dissolvimento nel corso della giornata. Locale nuvolosità al nord-est ma tempo stabile e in prevalenza soleggiato. Spostiamoci al centro, cielo a tratti nuvoloso sulla Sardegna, bella giornata di sole invece sul resto delle regioni con cielo che sarà del tutto sereno. Raggiungiamo infine le nostre regioni meridionali. Al sud locali e innocui addensamenti sul Salento e sui rilievi calabresi. Per il resto sarà una splendida giornata di sole. I venti saranno deboli e variabili su tutti i bacini. Concludiamo con le temperature previste. Risultano essere più o meno stazionarie, valori minimi dunque che saranno compresi tra meno 2 e 10 gradi su tutte le nostre regioni. Per quanto riguarda invece le massime, prevediamo 8-14 gradi al nord, 12-14 gradi al centro e fino a 15 gradi al sud e sulle isole. Carissimi, per oggi è tutto, ma per rimanere aggiornati sulle nostre news, ilmeteo.it vi ricorda di mettere mi piace sulla nostra pagina di Facebook. Arrivederci! Bene, gentili telespettatori, termina qui l'informazione per quanto riguarda il telegiornale di Padova e Rovigo. Io vi ringrazio per l'attenzione e vi auguro un buon proseguo di serata con i programmi sulla nostra rete.